Scopo dell'intellettuale è creare consapevolezza. Esordisce così Dacia Maraini, autrice, scrittrice e saggista, ospite della giornata inaugurale delle attività della Scuola di Legalità e Giustizia dell'Università di Teramo, diretta dalla professoressa Fiammetta Ricci. Una scuola nata per favorire la promozione culturale, la riflessione e il dibattito sui temi della legalità e del contrasto alle mafie, rivolta innanzitutto agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori di secondo grado, ma anche agli studenti universitari. In tanti hanno accolto la Maraini nell'aula magna dell'Ateneo Teramano. Intellettuali è una parola molto ampia, ci sono gli scrittori, gli intellettuali sono tantissimi, sono anche tutti gli insegnanti, per esempio, il mondo che ha a che vedere con le idee sono intellettuali. E sono importantissimi, forse nel nostro paese, il nostro paese è molto ricco da questo punto di vista, però spesso si perde. Si disperde. Allora, qual è lo scopo dell'intellettuale? Quello di creare consapevolezza. Non credo che abbia che sia lì per cambiare il mondo, non ce la fa, non è il suo compito, ma il compito è di creare consapevolezza. E come si crea consapevolezza? Attraverso l'approfondimento, cioè dare corpo alle idee. Intenso l'intervento del rettore Dino Mastrocola, che ha sottolineato quanto sia importante la figura dell'intellettuale per trasmettere ai più giovani un messaggio di impegno sociale e civile. Questo è il terzo anno di attività della Scuola di Legalità dell'Università di Teramo e Dacia Maraini ne è stata oggi la testimonial. Noi vediamo che molte deviazioni, che secondo me sono pericolose oggi, derivano da una mancanza di formazione, non di informazione, perché appunto siamo tutti informatissimi, però vediamo che per esempio insomma, chi nega quello che è successo nella storia recente è una mancanza di formazione,